Va bene, questa dovrebbe essere l'entrata dell'hotel. Buongiorno. Buongiorno, signora. Benvenuta all'Hotel Kronsky. Immagino che non abbia prenotato. Oh, non importa. Abbiamo ancora alcune camere con vista sul mare. Sono tutte molto belle. In realtà non ho bisogno di una camera. Non ho in previsione di fermarmi ad Aralbad. Ah, sì? Cosa posso fare per lei, allora? Vediamo. Mi chiamo Kate. Non mi sono presentata. Kate Walker. Sono avvocato e rappresento un grande studio legale americano che è incaricato di risolvere una complessa questione di eredità. Piacere mio, signora Walker. Felix Smetana, per servirla. Sono receptionist in questo stabilimento. Ma resti fra noi, svolgo anche le mansioni di direttore. Questo luogo non è più quello di una volta. È vero, questo hotel è splendido. Nell'aria si percepisce il fasto dei tempi andati. E lei dovrebbe vedere le nostre lussuose suite. Sappia che per oltre un secolo sono state il rifugio preferito dei grandi personaggi della nostra epoca. Desidera averne una? No, veramente no, non mi fermo. Devo ripartire subito. Mi aspettano altrove. Beh, quindi in questo caso non vedo cosa posso fare per lei. Stai calmino, mi stai già irritando. Allora, la missione la lascio per ultima. Vediamo... dunque, ho detto Kate. Vediamo Aral. È davvero un peccato che non ci sia più nessuno che voglia venire all'hotel. Il nostro momento di gloria è finito, ecco tutto. E non l'era triste? Perché dovrei essere triste? Io ho avuto occasione di incrociare i più grandi personaggi del mondo. Sono sempre bei ricordi. Ok, treno. In genere viaggio a bordo di un'incredibile locomotiva meccanica. Mi sembra di aver visto una stazione qui. Dunque è possibile arrivare in treno? Non l'abbiamo ancora vista, comunque. Certamente, cosa crede? Ma se non sbaglio non è suo quell'enorme pallone che sta rovinando il giardino dell'hotel? Oh, il dirigibile, sì. Ecco, no, è una lunga storia. L'ho preso in prestito per venire ad Aralbad e tornare a... Poco importa. Le consiglierei di spostarlo in fretta. Quell'affare in mezzo al giardino non farà che infastidire la nostra clientela. Ma quale clientela? Non vedo nessuno qui. Conosci Hans, per caso? Potrebbe dirmi se un signore di nome Hans Vorarlberg è mai stato qui? Per cure termali? Non lo sì, so. Sì, esatto. Mi dispiace, ma il registro dell'hotel è strettamente confidenziale. Su, per favore, non le chiedo di rivelarmi un gran segreto. E cosa ne ottengo in cambio se le faccio consultare il nostro registro? La mia gratitudine? È proprio quello che pensavo. Addio, signora. Mamma mia, oh, che acidità. Aiutami, please. Signore, ho veramente bisogno del suo aiuto. Mi dispiace, signora, ma la mia assistenza è rigorosamente riservata ai clienti dell'hotel. Le assicuro che aiutandomi farà un piacere a una delle sue clienti. Signora, mi fa perdere tempo prezioso. Questo mi sta già antipatico. Missione? Vorrei incontrare una persona che alloggia presso il vostro hotel. È increscioso, ma nessuno dei nostri clienti mi ha detto di aspettare visite. E a questo proposito, sa, noi abbiamo ordini precisi. Sono mortificato, ma con i tempi che corrono, l'hotel non gradisce affatto le visite... improvvisate. La prego, devo assolutamente parlarle. È molto importante. Se fosse stato importante, signora, avrebbe dovuto avvisare l'hotel. Quando si viene in questo stabilimento, lo si fa per riposare. E anche per estraniarsi da un mondo che ai nostri giorni non gira più in tondo, bisogna dirlo. Non la trattengo, signora. Mamma mia. Le assicuro che se l'avessi previsto l'avrei sicuramente avvertita della mia visita. La prego, sia comprensivo. Signora, nel nostro stabilimento lei non è persona gradita. Mamma mia, addirittura. Bene, la ringrazio comunque. Buona giornata, signora. Con quanta cattiveria me l'ha detto. Allora, vediamo se posso comunque esaminare qualcos'altro. Dunque, qui no. Spostiamoci. Vediamo se nell'hotel posso fare qualcosa. Qui cosa c'è? C'è una stanza. Ok. Vediamo se posso prendere... Oh, attenzione, cosa ho preso? Un detersivo. Rigore! Sì, intanto il tizio esulta. Va bene. Immagino che questa sia chiusa. Questa porta è chiusa a chiave, eppure devo entrare. Sì, tranquilla. Allora, ho capito cosa dobbiamo fare. Me lo ricordo.
Dobbiamo distrarre il tizio. Quindi prendiamo il detersivo e lo mettiamo nella fontana. Ecco qui, un bel casino. Ok, prima di rientrare vi faccio comunque vedere la stazione dei treni, visto che l'hanno nominata, che è questa qui. Ok, quindi qua si può arrivare anche col treno. Perfetto. Visto che l'hanno detto, ve la faccio vedere. Torniamo dentro. Non mi ricordo se lo avvisava lei o capiva lui che c'era qualcosa che non andava. No, forse dobbiamo avvisarlo noi. Mi scusi. Signore? Mi scusi? Signore? Vai, suona il campanello che forse... Vai, corri! È molto pignolo questo tizio. Siamo ancora noi, anche se non le stiamo molto simpatiche. Mi permetta di disturbarla di nuovo, ma devo assolutamente incontrare la signora Romansky. È inutile insistere. Tutti gli accessi al nostro stabilimento sono chiusi a chiave. Perché mi dice questo? Niente, così. Nel caso in cui le venisse voglia di curiosare in giro. I tempi cambiano, signore. Siamo stati costretti a installare questo sistema di sicurezza per tenere a bada gli intrusi, proprio come facciamo con la sabbia e il sale. Ancora mille grazie per la sua calorosa accoglienza. Grande Kate. E... pensavo che lui vedeva in automatico, con aiuto. Signore, ho veramente... Mi dispiace. No. Le assicuro... Signora... Allora, aspetta, mi... Vorrei incontrare... È increscioso. La prego. No. Se fosse... Le... Signor... Scusate, mando avanti. Bene. Buona giornata. Scusa, allora, come... Ah, aspetta, mi ricordo. Aspetta. Torna qui. Dovevamo aprire le tende per far sì che lui vedesse questa cosa. Ok, torniamo da lui. Facciamolo girare. Signore? Ancora lei. Comincia davvero a superare ogni limite. L'avviso che se... Ma cosa succede laggiù? Oh, accidenti. È possibile che i problemi arrivino sempre quando sono molto occupato. Eh già. Corri a vedere. Vai. Corri. Io do un'occhiata dietro al bancone, ma lei non si preoccupi. Bene, intanto che lui è distratto. Noi andiamo a vedere qui dietro. Perfetto, esaminiamo un po' tutto. Dunque, c'è un registro qui, c'è anche un pulsante. Innanzitutto prendiamo la locandina di questo hotel, gli alberghi Edenor, Hotel Kronsky. Gli alberghi Edenor. La catena alberghiera Edenor è una catena di antica tradizione. Il primo Edenor fu inaugurato a Parigi nel 1928, che comprende alberghi di prestigio situati nel centro storico di molte capitali europee. La particolarità di queste strutture risiede nel fatto che sono palazzi antichi, residenze private o dimore signorili, restaurati nel rispetto della tradizione e convertiti in strutture alberghiere di ottimo livello. Gli Edenor sono il punto di partenza ideale per visitare una città, scoprendo al contempo un esempio rappresentativo del patrimonio architettonico del paese e godendo di una sistemazione di grande prestigio. La qualità del servizio e il comfort sono garantiti. Concedersi un soggiorno in un Edenor non significa semplicemente fermarsi in un albergo. Il fascino di questi edifici d'epoca lascerà in voi un ricordo indelebile. I buongustai avranno inoltre l'occasione di sperimentare la cucina tradizionale del paese che li accoglie. Gli alberghi Edenor, dislocati in varie parti d'Europa, sono 15 e sono classificati da 3 a 5 stelle. Perfetto.
Questo è a, quindi abbiamo detto. Com'è che si chiama questo? Il Kronski. Il Kronski che qua non vedo. Vabbè. E qui c'è un numero che probabilmente è stato messo qui per qualche motivo. Ce lo teniamo a mente. Bene, fatto questo, andiamo a vedere il registro. Stiamo cercando Elena Romansky. Quindi noi controllando, vediamo che qua c'è Elena. Però non abbiamo nulla che ci possa portare a lei. Quindi continuiamo la nostra ricerca. Attenzione, attenzione, guardate cosa abbiamo scoperto. Questo nome, Hans Vorarlberg, esatto, è proprio lui. E sappiamo che è venuto qui il 2-3 dell'81 ed è andato via il 28-3 dell'85. Ok. Abbiamo ancora Elena Romansky. E abbiamo un codice cliente che è 1270. Io adesso non mi ricordo se servono a qualcosa questi codici. Comunque cerco di tenermela a mente. Però non ci dice che lei è partita. Quindi non sappiamo se è ancora qui. Proseguendo, vediamo. Controlliamo bene. Ok, non abbiamo altri riferimenti ad Elena. Ok, tenendo presente questo codice 1270, vediamo se ci può essere utile per qualcosa. Da qui ce ne possiamo andare. E anzi, premiamo il pulsante. Perfetto, così ci ha aperto la porta. Bene, quindi sappiamo che Hans è venuto qui, ed è già qualcosa in più. Magari Elena lo conosce, ci dice qualcosa, adesso vediamo. Ok, siamo arrivati alle terme. Sentite il silenzio che c'è qui dentro. Bene, qui c'è un automa ed è già qualcosa. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Lei è il barista dell'albergo? Mi chiamo James, l'infermiere automa James. Non sono il barista. Mi spiace molto, non volevo offenderla. Se non le è di troppo disturbo, le chiedo per il futuro di essere più precisa coi termini di cui fa uso. Ma ce l'hanno tutti con me oggi? Mi chiamo Kate. Mi chiamo Kate Walker. Felice di fare la sua conoscenza. È facile indovinare che lei non è venuta qui per seguire una cura. Bene, Infatti, desidero solo incontrare la signora Romansky. sarà un piacere offrirle una tazza di tè quando Madame rientrerà dalla sua Oh, passeggiata. bene, qui almeno. Non sarò inopportuna senza il consenso della signora. Madame è intransigente solo per la forma. Mi creda, adora le visite. In questo caso, grazie per l'invito. Ok, gli chiederei subito se conosce Hans, visto che è un automa. Ha sentito parlare di un certo signor Vorarlberg? Questo nome non mi è nuovo. Davvero? Lei conosce Hans Vorarlberg? Non posso risponderle. Madame mi ha vietato di fare qualsiasi riferimento a quel signore e di menzionare il suo nome. Perché? La nostalgia, la tristezza e il tempo che passa, per tutte queste cose. Ma io non le ho detto niente, d'accordo? Madame si arrabbierebbe molto se sapesse che so e che ora anche lei sa. Non si preoccupi. Ok, treno. Lei conosce Comkolsgrad? Ho dovuto lasciare là il mio treno con il suo pilota. Si immagini, è un automa come lei. Anzi, trovo che lei abbia un'aria familiare. In primo luogo non conosco Comkolsgrad. In secondo luogo non ho mai preso il treno. In Bene. terzo luogo l'esistenza di un altro automa tanto perfetto quanto me mi sembra a dir poco improbabile. Madame mi ha sempre assicurato che sono, diciamo, un modello unico. Il regalo di un vecchio ammiratore. Eppure le assicuro che le assomiglia molto. Mi manca un po'. Perché non è qui con il suo treno? Io non lascerei mai partire sola la signora Romansky. Oh, è una lunga storia, ma Senza spero di mani. rivederlo molto presto. Questa devozione le fa onore, signorina. Ci siamo un po' persi in questa avventura, devo dire. Ok. Aiuto. Potrebbe accompagnarmi della signora Romansky? No,
A quest'ora Madame è ancora in cima al molo a contemplare il mare. E quindi? Madame sa molto bene che in questa stagione evito di avventurarmi sul molo. Il mio organismo fa sempre più fatica a contrastare l'azione corrosiva delle burrasche di sabbia e di sale. Sente questo vento che sferza la spiaggia? Qui lo chiamano il vento di sale. Ci farà impazzire tutti. Su, faccia un piccolo sforzo. No, devo restare qui a disposizione di Madame in caso abbia bisogno di me. E Madame non è facile da prevedere. È una persona così volubile. Ok, ultima cosa, missione. Sto cercando la signora Romansky. Sa dov'è? 15:30, 16:30. La signora Romansky fa la passeggiata quotidiana sul molo. Qui il tè è servito alle 17 in punto. E potrei vederla? A sua discrezione, ma non si fidi del vento salmastro. Ok, perfetto. Quindi sappiamo che è sul molo e possiamo andare a cercarla. Ci vediamo dopo. Sarò felice di rivederla, signorina.